l'importanza della perfetta salute nel 2020, l'importanza della perfetta salute nel 2020. Solo il fatto che stiamo facendo questo incontro sull'importanza della perfetta salute è assurdo. Ok? È assurdo, è aberrante e dovrebbe farci riflettere su come l'uomo ha basato i suoi parametri, su come vivere la vita. E questa lacuna qua, in un mondo normale, sarebbe pura follia. In un mondo normale, io che parlo della perfetta salute e l'importanza della perfetta salute, sarebbe una cosa che non si dovrebbe neanche capire. Cioè, di che cosa stai parlando? Ovviamente la salute è importante e, se possiamo avere la perfetta salute, ancora più, no? Sì, assolutamente. Anzi, credo che, diciamo, una persona che ci sta ascoltando magari pensa che questa sia una cosa scontata. Cioè, se io ti avessi ascoltato 5 anni fa, avrei detto, va bene, certo che è importante la perfetta salute, però, diciamo, tra questo e i comportamenti poi c'è un abisso abbastanza grande. E grazie per questo, perché ti chiedo, uno che ascolta e dice, sì, è giusto la perfetta salute, perché non fa il scatto di dire, lo trovo importante, allora perché non lo sto vivendo? Il motivo è più di uno. Sicuramente il rapporto con se stessi è forse il motivo più importante, diciamo il mancato rapporto con se stessi, per cui diciamo anche se uno può avere recepito nell'arco della sua vita il messaggio di vivere in perfetta salute, ma il fatto di non avere un buon rapporto con se stessi fa sì che questo non possa essere attuato poi nella vita reale, nella vita di tutti i giorni. Quindi pur avendo diciamo una vaga idea del concetto, che poi secondo me è molto lontano da quello che intendiamo noi, però poi non è quello che avviene né a livello emotivo né a livello proprio dei comportamenti e dei stili di vita. Tu stai parlando un po' del tuo percorso, il tuo e le difficoltà. Io sto parlando proprio di quella persona che dice perfetta salute e io non lo sto vivendo. C'è quel scatto che dovrebbe dire, io dovrei dire perché non lo sto vivendo, cioè quel scatto che fa partire le persone a voler farlo, perché se tu non avessi dovuto farlo per uscire da una malattia, io e te non staremmo qua a parlare. No, appunto, a meno che uno non tocchi proprio il fondo. Grazie, sì. Perché è proprio quello il punto, finché uno non trova proprio tocca il fondo, non ne vuole sapere, e noi siamo qui a 2020 e siamo toccati il fondo. È per questo che non abbiamo ancora toccato il fondo, ma fra un po' di tempo sarà una cosa, esattamente come è stato per te, sarà una cosa che il mondo dovrà guardare. Perché non abbiamo questo? Perché abbiamo traslasciato la perfetta salute e non abbiamo visto l'importanza? Perché adesso è la cosa che nessuno nel mondo sta guardando, ed è la prima cosa che dovevamo guardare. Quindi esattamente ciò che tu hai detto è esattamente la ragione. Grazie, potremmo anche andare a casa, perché è esattamente questo. Cioè, finché uno non si tocca il fondo, è proprio così, in tutto, finché non si tocca il fondo su quanto riguarda la salute, non ne vuole sapere di la salute ottimale e la perfetta salute, che sono due mondi diversi. Ok, grazie per quello. Prima di lavorare con me, ti deve andare indietro, perché tu adesso sei avanti, quindi devi andare indietro. Prima di lavorare con me, avevi mai sentito parlare in società del concetto della perfetta salute? Non sto parlando di salute ottimale per la salute, sto parlando della perfetta salute. Diciamo che non avevo mai sentito parlare del 100. Diciamo, le due parole perfetta salute messe insieme le avevo anche sentite, però erano, cioè, non avevano nessun significato, nel senso che erano parole buttate a scopo pubblicitario oppure a scopo. Ti stai anticipando tutto il webinar, mi stai anticipando tutto. Pur avendolo sentito nella mia vita, cioè, è un concetto che non mi sono mai soffermato a pensare al concetto di perfetta salute, pur avendolo. Okay. Magari sentito letto da qualche parte. E quindi la mia prossima domanda è quasi superflua, ma avevi mai pensato che la perfetta salute includeva
salute fisico ed emotivo, perché essendo strettamente correlato uno che nutre l'altro, non puoi avere la perfetta salute senza la salute emotiva e fisico. Allora, pensavo che nel concetto ci fosse anche la salute emotiva, però pensavo che, cioè, non mi rendevo conto di quanto quell'emotiva potesse influenzare quella fisica. Mm-hmm. Per esempio, non so, su me stesso io potevo, cioè, l'unico momento in cui mi accorgevo che la mia emotività poteva avere un effetto sul mio fisico era quando, ad esempio, dovevo parlare in pubblico ed ero nervoso. Allora, magari 20 minuti prima sentivo l'intestino attivo, però diciamo, al di là di questi episodi che per me poi erano fisiologici, cioè, mi sembrava momentanei, ma poi mi sembrava una cosa normale che avessero tutti quelli che, diciamo, grazie per aver introdotto anche quello. No, però ad esempio non avrei mai pensato che diverse altre problematiche fisiche che io potevo avere in quel momento potessero essere catenate, o comunque l'emotività potesse avere un ruolo così importante. Pensavo che fossero dei difetti miei fisici, strutturali, quindi non, cioè, a me, se mi si infiammava un tendine, non avrei pensato che fosse il fatto che facevo uno stile di vita stressante e una serie di altre cose. Quindi non, diciamo, la correlazione, teoricamente sapevo che c'era un'interconnessione, però poi nella mia vita non la notavo, e quindi pensavo che non fosse così rilevante l'aspetto emotivo. Sì, ma poi anche quando te l'ha fatto vedere come era tutto strettamente correlato, qualche resistenza nel gestire l'emotività c'era. Era come per dire: perché questo tendine non funziona bene, mannaggia, perché così io non devo cambiare tutto di me. Cioè, praticamente ci arrabbiamo anche con il nostro corpo perché non fa ciò che vorremmo che facesse, perché così io non devo cambiare e soprattutto posso continuare la mia vita come lo facevo prima, perché quello è quello che si vuole fare. Ecco perché questo concetto di perfetta salute, che significa questo scatto di qualità, diciamo, è scatto di qualità verso me, per me, ma devo cambiare e sembra rinunciare a ciò che io sto facendo già nella mia vita. Posso chiederti se tu, durante la scuola di medicina, ti è stato insegnato che il corpo umano, vivendo in una maniera appropriata, può vivere in perfetta salute, e come mantenere il corpo umano in perfetta salute naturalmente senza farmaci? I corsi di medicina si basano, come dice la parola, porre rimedio, quindi già di per sé, diciamo, la parola medicina presuppone il fatto che ci sia una problematica da risolvere, non che si parta da un livello di benessere. Ho capito, ma se io ho un tetto e c'è un buco e io trovo il secchiello più avanzato, cioè forse a un certo punto mi riparo il tetto, mi riparo il buco. Sì, no, assolutamente. Si dà sempre per scontato il fatto che le patologie, le problematiche, prima o poi debbano accadere, che c'è un, diciamo... Vedi che c'è un vizio di fondo, però, nel seguire questa cultura, perché io ti dico, questa linea di cui ti ho chiesto prima è stato sviluppato, introdotto ai nuovi medici, che era la mia seconda domanda, e tu dici no, perché è già preso per scontato che il corpo umano si ammala. Sì, questo sì, assolutamente. E soprattutto non viene, cioè, si dà per scontato che il corpo si debba malare, e poi secondo me non si dà la giusta importanza al a quanto noi possiamo influire sul mantenerlo in perfetta salute. È come se, cioè, il nostro corpo sia programmato geneticamente o comunque strutturalmente per avere delle problematiche. Ognuno di noi ne deve avere alcune nell'arco della propria vita. E quindi, diciamo che non viene insegnato, soprattutto non viene insegnato cosa si debba fare per noi stessi e cosa si deve dire ai pazienti per ottenere la perfetta salute. Quindi questo poi si trasforma, diciamo, nella pratica di tutti i giorni, si trasforma nel fatto che il medico tende a essere semplicemente un accoglitore di problemi, ma non diciamo, a proporre in maniera propositiva una strategia per fare in modo che le persone che stanno, diciamo, che sono funzionali, perché persone che stiano bene al 100% ce ne sono poche, però
per fare in modo che esse mantengano il loro stato di perfetta salute. Ma qua, questo... qua guarda, dovremmo fare tutto un altro ora di questo con te, perché se io ho una visione un po' miope e tu mi vieni con un problema, è normale, quindi parliamo di come risolvere questo problema e mai andare alla radice. Però forse se c'è anche qualche medico che dall'altra parte dice: però lei dovrebbe bere un po' più acqua, dovrebbe respirare, dovrebbe fare un po' di leggera attività fisica, dovrebbe eliminare il fumo, l'alcol, dovrebbe mangiare un po' più verdura, frutta, e così si trova di fronte a qualcuno che probabilmente gli occhi si incrociano e iniziano a dire: eh sì, però io non ho le scarpe da tennis, però la frutta e verdura costa, però il mio marito fuma, però, no? Cioè, tu da sì, me... cambiare come diciamo spesso, cambiare le persone è una delle cose più difficili che si possa fare, e soprattutto è difficile farlo in un ambito ambulatoriale o ospedaliero in cui ci sono anche dei limiti di tempo e anche di situazioni di vario tipo a cui uno è sottoposto, diciamo, mentre lavora. Quindi il sistema non è strutturato per fare questo. Poi ci sono... Il sistema non è strutturato per fare questo, la scuola di medicina non è strutturata per fare questo, le persone non vogliono fare questo. Cioè, io quello che io voglio parlare oggi è, per me è scaccomato, e come tu hai detto, ero disposto ad ascoltare solo quando avevo toccato il fondo, ok? Quindi la stessa cosa nel mondo, per quale motivo si cerca qualsiasi altra cosa tranne questo, che è la soluzione, ok? Cioè, io voglio che mentre tu parli, tu dici: ciò che stia succedendo nel mondo non poteva essere altrimenti, era una specie di bomba di orologio che ticchettava, che era solo una questione di tempo, che sono anni che io lo sto dicendo, non sono tanti anni che conosco te, ma sono anni che io sto dicendo: guarda ragazzi, che se passa qualche cosa qua, l'uomo è malato, non è perché? Perché i miei parametri erano la perfetta salute, completamente e totalmente raggiungibile per tutti noi, ok? Pur avendo quella malattia che mi ha dato 110, sentimi, ok? Quindi voglio che tu comprendi, perché è importante che noi comprendiamo la radice di tutto ciò che stia succedendo intorno a noi. Noi viviamo in un mondo dove tutti vogliono di più, vogliono la casa più bella, la macchina più bella, i vestiti più belli, il cellulare più bello, vogliono il corpo più bello, vogliono più like, più follower, tutti vogliono di più soldi, no? Cioè, ho detto male, tutti vogliono di più, ok? O sognano di più, oppure bramano di più, oppure ammirano chi ha avuto di più, chi ha di più. Ok, se chiedi a qualcuno di accettare di meno, nessuno vuole di meno, tutti vogliono di più, ok? Tranne per la salute. E ci hai mai pensato che con la salute noi sto bene, va bene, sono cammino, va bene, perfetta salute? Ho avuto le persone che mi dicono: esagerata, la perfetta salute, ma guarda che basta che cammino, basta che lavoro, basta che respiro, basta che... A me va bene, cioè non potrei farlo con nessun altro discorso. Sì, con salute secondo me lo facciamo fino a quando non è una cosa, diciamo, irreversibile o comunque molto seria. Cioè ci sono, diciamo, fin quando è qualcosa che ci permette di essere funzionali, siamo... Ok, ma funzionale non è di più. Funzionale non è di più. Quello con cui si potrebbe vivere, in qualsiasi altro ambito, tutti vogliono di più. Quello con cui si potrebbe vivere con la salute... Quello basta. Vado al lavoro e ho mal di testa, però mi prendo questo e vado lo stesso. Non si ferma a dire: e io non voglio vivere con mal di testa per tutta la mia vita. E come tu hai detto, di qualsiasi cosa che era fisico nel tuo corpo, tu hai pensato: io sono così. Poi hai detto: io sono così, e poi vedo che anche gli altri sono così. Quindi io vado a lavoro con il mal di testa, problemi intestinali, anche la mia collega già il mal di schiena, già quello, andiamo tutti quanti, tu hai in borsa qualche cosa che tu prendi, e noi andiamo avanti così, senza pensare che potrei avere di più con la mia salute.
sì, vero? Esattamente. Sì, sì. Parliamo di perché. Guardiamo la pubblicità in TV. La pubblicità sulla vita è la macchina bella, sportiva, unica, che è appena uscito, che ti parla, che ti guida, che tutti quanti ti farà vedere il tuo stile agli altri, quanto sei figo, bello, fotomodello e tutto il resto. Così. Ok, benissimo. Il cellulare, nuovo, ultima generazione, così, i vestiti. Tutto parla di te, tutto parla di quanto tu puoi avere di più, tu vuoi avere di più. Anche il cibo, la famiglia felice, abbiamo di più, siamo tutti uniti, tutti felici intorno al tavolo. C'è un di più su tutto. E parliamo delle pubblicità della salute. È normale avere mal di testa, ce l'hanno tutti, quindi prendi questo. È normale. Adesso stanno marcando un po' le persone della mia età, no? Hai 60 anni, sicuramente sei incontinente. Quindi ce l'abbiamo questo per te, hai 60 anni, sicuramente hai problemi nell'alzarti dal letto, quindi c'è questo letto che ti alza, sicuramente a questa età qua hai mal di schiena, prendi questo, è normale stare male, è normale avere diarrea. Quando hai diarrea, prendi quando hai stitichezza, quando hai, non c'è una pubblicità che dice: guarda che non è normale avere 1000 acciacchi nel vostro corpo e soprattutto continuare a consumare medicine che poi dopo ci vogliono molto molto tempo per eliminare totalmente dal tuo corpo. Ok, non è normale questo, possiamo fare così. E soprattutto io non vedo da nessuna parte, non vedo da nessuna parte dove il mondo medico stia dicendo non è normale e forse dovremmo anche migliorare la salute in modo, come hai detto tu, proprio propensitivo, definitivo, mente efficace, la salute delle persone. Io non sto parlando di mangi un po' più di frutta e verdura, cioè quello non è un programma. Abbiamo le pubblicità della vita che ti spingono a fare di tutto di più, abbiamo la pubblicità della salute dove ti spingono a già considerare te come... È inevitabile che tu ti ammali, prendi questo, ok? 300 pubblicità sulle malattie medicinali oppure problematiche tipo io dovrei avere il busto che mi tiene su, i pampers per l'incontinenza, non so, qualche altra cosa, dovrei avere la sedia che mi fa alzare, cioè dovrei avere di tutto e di più, ok? Invece della perfetta salute, ok? Quindi vedere 300 pubblicità al giorno su... malato, 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 malato. Allora, tu hai creato, tu e tutti quanti, tu hai creato e tutti coloro che ti hanno insegnato prima a vivere una realtà intorno a te su come dovrebbe essere la vita e quali sono le cose che sono più importanti grazie al pilotaggio del mass media, ok? Che poi pilota gli altri, che poi sono quegli altri a cui tu ti omologhi. Ok? Quindi hai visto il meccanismo? Cioè praticamente sono stato indottrinato a essere malato o avere comunque qualcosa da chi veniva prima di me, che è stato diciamo pilotato dalla mass media, che poi dopo io sono stato pilotato dalla mass media a guardare e confrontarmi con gli altri che hanno avuto lo stesso indottrinamento. Quindi cioè praticamente tutti noi andiamo avanti forse scendendo senza mai rendersi conto, ok? Scendendo, diciamo, per me in evoluzione della salute senza mai rendersi conto. Ho parlato con voi di questo fatto e quanto sia profondo e radicato in voi per molto tempo. Avevi mai contemplato che sei cresciuto praticamente destinato a considerare il vivere la tua perfetta salute come un mirage, un'utopia non realistico? A considerare di ammalarti come un'eventualità normale e probabile, a temere per tutta la vita di ammalarti in quanto non conoscevi la capacità del corpo umano di vivere in perfetta salute e a pensare subito a qualche strategia palliativa per migliorare un po' la salute se dovresti ammalarti e mai a sradicare il problema alla radice. C'è prima. Sì, ce l'ho. ce l'ho. Ok. Quindi hai mai notato un mondo intorno a te che è stato creato per facilitarti
a vivere da malato. Questo è quello che dico quando gli dico ho il busto perché a 60 anni dovrei essere occupato. Ho la sedia che mi aiuta a alzare. Ho il letto ergonomico per la mia mal di schiena a 60 anni, no? Cioè ho i pampers che mi aiutano con l'incontinenza. E tutti i prodotti, anche le cose nella casa, sono smemorata. E quindi ho il telefono che mi parla e mi rifà ricordare che devo fare le cose. Cioè, praticamente sei malato. Okay? E noi abbiamo creato questo prodotto per te. Oltre a tutti i farmaci, perché sei malato, ma c'è anche tutto il resto intorno, c'è un mondo di supporto alla tua malattia. È inevitabile. Hai mai notato questo mondo creato intorno a te per facilitarti da vivere da malato? Sì, adesso lo noto. E poi soprattutto, oltre a facilitarsi a essere malato, un mondo non interessato al fatto che tu viva sano, cioè interessato al fatto che tu sia... Esatto! L'altro rovescio della medaglia! L'altro rovescio della medaglia è quello! Cioè, ad esempio, anche semplicemente quando uno va a scuola, diciamo, quindi non parlo dell'università, parlo anche quando uno è più piccolo, quello che interessa sono il fatto che uno raggiunga... prende le materie che deve prendere, insomma, che raggiunga la sufficienza, quello che è, però a nessuno interessa il fatto che tu viva bene, che tu goda il percorso che fai e che tu viva bene dal punto di vista emotivo e della tua salute quegli anni. Quindi, cioè, è proprio il sistema già dalla base non è strutturato. Esatto. Perché questo accada, a meno che uno non abbia dei genitori illuminati o qualcosa, sì. Cioè, sì. Insomma, è molto difficile che quindi questo avvenga. Quindi abbiamo visto che il mondo medico un po' mio puntando solo che il fatto che è inevitabile che ti... gli altri è inevitabile che ce l'abbiamo tutti qualcosa. Il mass media è malato, prendi questo e se hai bisogno abbiamo tutto un mondo intorno di supporto. Io voglio che tu vedi perché questo concetto è sconosciuto e quanto è difficile a introdurlo, proprio perché è come per dire il mondo è blindato nella malattia, no? E come si fa a inserire, scusa per favore, cioè, possiamo fare un po' di apertura per introdurre questo? Non lo vuole nessuno, il concetto della perfezione, né la persona, né il mondo medico, né Big Pharma, né la scuola, né, cioè, forse la scuola sì, forse la scuola sì. Però dobbiamo anche sensibilizzare il maestro e persone che lavorano alla scuola, che anche loro non hanno avuto molto attenzione per la loro salute. Quindi è sempre una questione di si insegna vivendo. In questo momento qua con il COVID sono lì con mille regolamenti, non posso dire quello, non posso fare quello, e erano già una categoria stressata al massimo prima. Adesso, cioè, i bambini, come hai detto tu, i bambini hanno bisogno di andare in un posto dove sono insegnati anche sulla salute. Adesso stanno insegnando a questi bambini qua la mala salute, la paura e non il senso di potere nel loro corpo. Come ci siamo basati sulla vita, se dobbiamo proprio parlare di un concetto di l'importanza della salute perfetta, come l'importanza di respirare, l'importanza di bere acqua. L'uomo ha basato la sua vita su altri parametri senza neanche rendersi conto, e in un mondo normale questa lacuna qua sarebbe pura follia. Cioè, come fa un'umanità a dimenticare del concetto della perfetta salute, no? Sì, è una cosa, cioè un concetto che dovrebbe essere scontato, un concetto che dovrebbe far parte della nostra vita e che invece non ne ha mai fatto parte. Mm-hmm. Se io ti dico, Marta, il pensiero dell'importanza della perfetta salute, tu in generale, cosa sono le tue riflessioni? Cioè, che lo stiamo facendo, questo discorso, la necessità di farlo, tu che vedi che
ogni volta che io dico perfetta salute per voi è stato un pensiero sconosciuto totalmente, rifiutato sì, anche dai vostri subconsci. Qualcosa di, almeno io penso per come sono stata cresciuta, qualcosa di molto lontano e qualcosa di davvero di fantasioso in qualche modo, perché mi è sempre stata inculcata quindi l'idea che in qualche modo fossimo deboli. Che una questione di perfetta salute forse era più accettata, almeno da quello che mi passo di percepire, più nei bambini o comunque in organismi considerati molto giovani e quindi nuovi in qualche modo, ma man mano che si avanzava con l'età era normale da mettere in conto, diciamo, un qualche problema. E anche nella mia mente, quando io ho pensato spesso a perfetta salute, non pensavo a comunque un sistema immunitario in grado di difendersi, a non incorrere con la vecchiaia a certe patologie, cioè non era un concetto completo in qualche modo. Esatto, non era un concetto completo e forse non avevi neanche pensato salute emotiva strettamente correlato a salute fisica. Assolutamente no. Vabbè, innanzitutto non mi sono mai preoccupata della salute emotiva in qualche modo. Nel senso che la mia emotività era il risultato delle cose che non avevo, non raggiungevo, oppure che mi accadevano, le gioie, anche le piccole gioie. Ma non era un qualcosa su cui avevo potere in qualche modo. Non era qualcosa di collegato al mio corpo, se non nella misura in cui sì, magari fosse nervosismo, potevo imputarlo a qualcosa collegato al mio corpo, qualche reazione, ma a livello molto superficiale. Quindi ciò che tu mi stia dicendo è che la tua emotività, tu pensavi che non potrebbe mai avere un riscontro sul tuo fisico di indebolimento? No, né di indebolimento, né tantomeno di patologia. In quel senso non è mai entrato proprio nella mia testa, e in qualche modo era come se fossi completamente non conscia delle mie emozioni. Vi siete mai chiesti oppure ragionato adesso su come vi è stato insegnato la salute? E io potrei dire restare in salute, ma comunque diciamo la salute. Sì, allora, per me la salute, nel senso, era correlato sì anche a un concetto di prevenzione in qualche modo, ma ad affidarsi a dei professionisti, e poi però ogni volta che tu ti affidavi a questi qua ti trovavano qualcosa, insomma. Dentro me la salute era qualcosa che non è che potevi essere perfetto, avevi bisogno comunque di farmaci medicinali in certe occasioni, ma comunque se qualcuno ti andava a fare degli esami, ti andava a indagare, sicuramente ti avrebbe trovato qualche problema. Perché? Perché non c'è qualcuno di perfetto che ha un corpo perfetto in quel senso lì. Questo è il concetto, diciamo, di salute che mi è stato insegnato. Cioè che quello che tu hai pensato è, visto che trovano qualcosa in tutti, vuol dire che siamo tutti, diciamo, fragili. E non nessuno... solo che questo concetto di salute, di equilibrio, era molto soggettivo. Allora qualcuno aveva la perfetta salute sopra i 12 anni? No, nel senso, c'erano dei parametri sostanzialmente, ma visto che non eravamo macchine, tu potevi star bene, credere di star bene, ma poi a conti fatti magari uscivi dal range di quello che era considerato salute per un verso o per l'altro, ed era comunque normale in qualche modo, non so spiegarlo. Non essere perfettamente allineato con lo standard del medico. Ok, non so se riesci a capire. Mi perdi. Il standard del medico cos'era? Non so, può essere ad esempio valori del sangue, ok? Oppure un certo tipo di pressione, oppure eccetera, eccetera. Su una casistica, tot persone, 10 persone, nessuna può rientrare perfettamente nei parametri che vengono reputati normali, e qualcuno ha sempre qualcosa che fuoriesce da qualche parte. Ma come hai preso questa idea? Questa idea è dei miei genitori. Ok. Quindi... non solo, anche dai miei nonni, e poi anche da quello che vedevo, nel senso che ogni volta che nel tempo ho indagato certe cose di salute, sia me
che è quelli che avevo vicino, usciva fuori sempre un'eccezione, diciamo, alla regola, che era però comunque scusata, tu rientravi ancora nella salute. Ok, mi stai dicendo che quei parametri che hanno i medici, diciamo, per i valori, no? Sì. Sono, diciamo, una cosa di questo sarebbe ottimale, ma non ce l'ha nessuno. Poi dopo tu sei andato a indagare destra e manca e tu hai visto che ce l'abbiamo tutti qualcosa. Sì. Quindi nessuno entra in quelle casistiche. Ma io quello che ti chiedo è, non hai mai pensato, domanda retorica però te la devo fare, non hai mai pensato, forse è perché noi non stiamo facendo qualcosa di diverso? Perché qua stiamo parlando di omologarsi, io parlerò di omologarsi agli altri. Se tutti quanti avessero avuto l'importanza, un senso dell'importanza verso la perfetta salute, quelle casistiche del medico sarebbero centrati da tutti. Assolutamente no, ma nel senso, per me, ripeto, la salute non era qualcosa su cui tu avevi potere per incidere, era, diciamo, come se fosse scritto nel tuo DNA, che prima o poi va incontro a certe problematiche. Non so come... Non hai pensato che tu potevi incidere, hai pensato che tu dovevi solo subire oppure sperare per il meglio? Assolutamente sì. Okay. No, allora no, non ho mai pensato che in qualche modo si potesse incidere sulla propria salute, e, cioè io non sono mai riuscita a fare quello scatto di pensiero che ti porta a dire ok, però io forse con il mio comportamento posso ottenere un risultato diverso, cioè io prima di incontrare te questo non l'ho realmente mai pensato, cioè a livello superficiale apprendevo che comunque dall'informazione di base che ci viene data, che sì, mangiando bene, facendo un po' di attività fisica, non fumando, eccetera, si può stare bene, ma un bene che è ovviamente molto molto distante da quello che è il concetto di perfetta salute. Mi è venuto in mente un aneddoto che mio padre faceva il medico, che spesso raccontava: ad una delle sue prime lezioni di medicina, un professore gli ha detto: per non avere malattie nel corso dei vostri anni, voi dovete scegliervi dei genitori con un DNA di un certo tipo, no? Cioè faceva questa battuta. Quindi già da lì tu parti da un concetto di totale passività. Sì, sì. Dopodiché, se io devo pensare, e mi è venuto in mente poco fa, non mi era mai venuto in mente prima, al concetto di salute, io sono nata malata, cioè nel senso, io sono nata sana, all'età di un mese o due mesi, si sono manifestati i primi sintomi, che adesso posso dire erano sintomi da fibromialgia, sintomi gastrointestinali, ma di livello elevato. Cioè, io sono nata in un certo senso malata, tra virgolette, e fin dai miei primi ricordi io ho questa storia di base che i miei genitori mi raccontavano, che io stavo male, che all'età di due mesi mi ero praticamente piegata ed era una reazione antalgica al dolore che io provavo allo stomaco, che da 0 a 6 anni ogni sera ho vomitato. Sono partita costruendomi un set già di un certo tipo, ovviamente in questo set la salute non rientrava assolutamente. Cioè fin da molto piccola mi rendo conto di essere stata bombardata di informazioni e di aver vissuto anche, cioè non stavo bene, quindi ero veramente molto distante dal pensare che potesse esistere una salute, tanto più perfetta. Questo pensiero di salute perfetta non entra, cioè noi abbiamo, viviamo in un mondo dove vogliamo tutto perfetto. No? Sì. Vogliamo i capelli perfetti, vogliamo il naso perfetto, vogliamo tutto perfetto, no? Vogliamo tutto perfetto, chissà per la salute, no, ok, ma ne parleremo, ok, viviamo in un mondo dove tutti vogliono di più le case, le macchine, i vestiti più belli, i cellulari più belli, i corpi più belli, più like, più follower, tutti vogliono di più soldi, ok? Se chiedi a qualcuno di accettare di meno, nessuno vuole di meno, tutti vogliono di più, tranne per la salute. Ci avete mai pensato? Onestamente no.
Onestamente no, pensiamoci, anche perché siamo in 2020, dove c'è una pandemia, dove c'è un virus che ha trovato un'umanità che non ci ha mai pensato alla salute, che non si sono mai curati di loro stessi a livello cellulare. Cioè, tutti pensano a questo livello cellulare. Io sto parlando del cellulare, le mie cellule si stanno funzionando, il mio corpo, il mio intestino, i miei polmoni. Cioè, questo io dovrei essere innamorata dei miei organi, io dovrei essere innamorata delle mie ossa, dei miei tendini, dei miei muscoli, ma da dentro. Non a farli, va bene a fare muscoli da fuori, ma io sto parlando di come stia funzionando il mio corpo da dentro. Voglio tutto perfetto nella mia vita, tutti vogliono di più, di più, di più. Della salute, nessuno non soltanto ci pensa, ma si accetta, non di meno, ma molto, ma molto, ma molto di meno. Vado a lavorare con l'emicrania, mal di schiena, zoppico nella gamba, però vabbè, mi prendo qualcosa e vado avanti. Ma voglio la casa perfetta, voglio i vestiti perfetti, voglio tutto perfetto, voglio il rapporto perfetto, voglio tutto perfetto, ma la salute mia? No. Quindi fatemi le vostre riflessioni in questo sulla salute. In cui è un mondo, perché se fossimo in un mondo dove nessuno aspirava a di più, uno dice vabbè, non si aspira sulla salute a avere di più, esattamente come sulle altre cose, ma invece voi lo sapete benissimo che tutti vogliono di più, di più, di più, la salute più della salute. Perché? Riflessioni? Ma diciamo che il volere di più in tutti quegli altri settori comunque alimenta e fa permanere il dolore nella propria vita, quindi probabilmente c'è anche questa spiegazione che adesso noi abbiamo perché tu ci hai fornito. Sì, questa accettazione di dolore, questo diciamo vivere nella sofferenza, non si può fare a meno, ok, però dall'altra parte è anche cosa penso di me. Se io mi interesso. Sì, Evelyn, da questo punto di vista per me il corpo era solo un mezzo, mi portava in giro, ma non è che avevo una certa importanza nella mia vita, era più importante quello che facevo. E certo, come dice Silvia, sì, per mani è dolore a dare di più a queste cose, ma stai solo guardando fuori anche. Anche perché tutta quella lista che ti ho appena letto di cosa volevo di più era anche per dimostrare questo di più agli altri. Esatto, la salute non è che in primis la godi. Sì, il primo te la godi, la salute, come faccio a dimostrare la mia perfetta salute? È quasi come una roba che non è spendibile sul mercato, no? Cioè, cosa mi importa a me questa salute perfetta? Cioè, basta che io posso barcamenarmi e io sono a posto, via verso il raggiungimento degli obiettivi. Ok, avete mai pensato a le pubblicità in TV? Ok, allora noi da una parte abbiamo le pubblicità della vita che ti dicono questo modello di macchina nuovo, luccicoso, che ti parla, che guida, che lampeggia, che fa tutto, sembra un'astronave, questa casa, questa vacanza, questo gioiello, questo. Vuoi di più, puoi avere di più, dimostri di più, fa vedere chi siete, meritate di più, tutto quanto che spinge le persone a voler un certo sognare, a voler un certo tipo di vita, no? Ok, dall'altra parte abbiamo le pubblicità sulla salute, che avete mai visto una pubblicità sulla salute che dice fate questo per restare in salute, così poi dopo voi siete autonomi, diciamo, e potete godere della vostra vita? No. Solito no. Ogni pubblicità è esattamente quello che ha detto Marta. Tu hai mal di testa, tutti ce l'hanno mal di testa, prendi questo. Tu hai mal di schiena, tutti ce l'hanno mal di testa. Quindi non soltanto ti dico che tu sei fragile, ma ti dico anche che tutti sono fragili. E ti do la risposta, la soluzione. La soluzione è prendi questo, fai un po' di gocce di questo. Abbiamo la soluzione, quindi abbiamo capito il problema.
tu hai questo problema, beh, è molto probabile perché tu stai cercando di raggiungere tutti questi obiettivi che tra l'altro devi raggiungere e quindi ti stai distruggendo, soffri di stress, non ti conosci, non ti vuoi bene, il tuo corpo, come ha detto Marta, è uno strumento e quindi abbiamo individuato il tuo problema, bene, soprattutto non ti preoccupare, tutti hanno mal di schiena, ah, sono normale, ok, e abbiamo la soluzione, perfetto, dammelo, quanto costa, non mi interessa, lo prendo e continuo il mio cammino, ok, e questo è normale, 300-400 pubblicità al giorno sulla televisione per medicinali, dovrebbe far riflettere qualcuno, ma questa è un'umanità in cui sono tutti malati, lo sai perché te lo dico? Perché quando è scattato Covid, nessuno, e ancora adesso sto aspettando, nessuno ha detto, forse l'uomo è malato, quindi abbiamo la pubblicità sulla salute medicinale così, che praticamente dalla mattina alla sera ti dici che tu sei malato ed è normale perché sono tutti malati. Tutti ce l'hanno problemi intestinali, tutti ce l'hanno riflusso gastrico, tutti ce l'hanno problemi alla pelle, tutti. Arriva il Covid e nessuno pensa, forse perché siamo tutti malati. Cioè, l'evidenza è qui, però il collegamento non c'è, no? Aspetta. Ok. No, esatto, e i farmaci in qualche modo vengono percepiti come un'evoluzione e come, meno male che ci sono, no? Ne è uscito uno nuovo, meno male. Sì, mi ricordo quando tu dicevi la crescita personale, meno male che adesso possiamo capire cosa dobbiamo fare, mamma mia. Che quando io te l'ho detto, il mio sogno è l'eliminazione totale della crescita personale e tu hai detto, sì però così tu non hai un lavoro, ho capito, io sono molto poliedrica, io troverò qualcosa da fare, ma io vorrei vivere una vita dove io posso uscire fuori senza pensare che c'è qualcuno con la ceta che mi dà il Se permetti, vado a fare il pane. quindi basta che siamo tutti, diciamo, equilibrati, io sarei contenta, no? Medicinale era salute, la vitamina ancora più salute, perché è naturale, ok? E voi non avete mai capito che quello che avete capito oggi, che ogni cosa che voi ingerite nel vostro corpo, il vostro corpo non soltanto non ne ha bisogno, ma soprattutto deve smaltirlo. Quindi è come una specie di pattumiera dove noi buttiamo qualsiasi cosa senza pensare, e come fa il mio corpo a smaltire questo? Quanti anni ci vorranno per eliminare questi scarti dal mio corpo? Cosa succede dopo una vita di tossine, scarti, residui di tutto quello che io sto mettendo dentro il mio corpo? E ovviamente non avete pensato al potere che voi avete sulla vostra salute e quindi non avevate anche il pensiero che il mio sistema immunitario funziona bene al natural, pulito, libero, perché il corpo umano è una macchina perfetta. È una macchina ingegnosa, è un miracolo della genialità. A proposito di macchina perfetta, adesso penso che onestamente mi è capitato di sentire qualche medico, qualche biologo che dicesse il nostro corpo è una macchina perfetta, però ti servono delle medicine, cioè voglio dire, nel senso che veramente si rileva un'incoerenza totale. No, adesso si rileva, no, ma quando ti hai ascoltato non faceva una piega. Assolutamente sì, cioè adesso rilevo l'incoerenza, ma una volta non mi è neanche passato in mente che potesse essere incoerente, però ho sentito diverse volte fare questi discorsi. E io penso che 2020 è l'anno della incoerenza, ok? Proprio perché se noi stiamo vedendo in televisione dalla mattina alla sera e voi me lo state dicendo, sono tutti malati, noi abbiamo sempre pensato che tutti avevano qualcosa, vuol dire che voi sapevate che l'uomo era malato, tutti sanno che l'uomo è malato, arriva Covid e sembra che Covid è una specie di virus micidiale perché infetta le persone senza mai pensare, constatare quello che voi avete constatato prima, l'uomo è malato e ce l'abbiamo tutti qualcosa. Cioè, io voglio che voi dite, com'è possibile che prima del Covid tutti quanti dicevano, ce l'hanno tutti qualcosa, sono tutti, ce l'hanno qualcosa, è normale. Arriva Covid e non entra nella testa delle persone, siamo malati. Cioè, pensate.
Perché voi avete iniziato dicendomi, abbiamo tutti qualcosa, ok, quindi noi possiamo immaginare che questo ce l'abbiamo tutti qualcosa, come ho detto, è normale, non ci fa malati. Siamo malati, ma non siamo malati. Siamo malati, ma siamo sani. Hai capito? Sì. Siamo tutti malati, ma siccome sono tutti malati, però stiamo in giro, siamo sani. Cos'è sano? Funzionante. Sì. Cos'è sano? È funzionante. Tu poi, avete creato, e anche tutti coloro che vi hanno insegnato come vivere, una realtà intorno a voi, come dovrebbe essere la vita, e quali sono le cose che sono più importanti grazie al pilotaggio anche del mass media, ok? Che poi pilota anche gli altri, quindi il mass media mi pilota. Io guardo agli altri che sono stati pilotati dal mass media e io determino la realtà, cosa è importante, cosa non è importante, mi omologo. Quindi ho capito che lo studio, la casa, il buon lavoro, il sposarmi, fare due figli, oppure avere una famiglia grande e felice intorno a me, a tanti amici, oppure i vestiti belli, quelle sono cose importanti. E la salute non è importante, perché è normale essere malato e avere qualcosa. E se tu hai qualcosa, sei comunque sano, perché basta che tu prendi questo miracoloso rimedio e così tu sei di nuovo in pista per andare a raggiungere gli obiettivi. Ho parlato con voi di questo fatto e quanto sia profondo e radicato in voi tutto questo per molto tempo. Avevate mai contemplato che siete stati cresciuti praticamente destinati a vivere e considerare la perfetta salute come un mirage, un'utopia non realistico, e a considerare l'ammalarvi come un'eventualità normale e molto probabile, o a considerarlo come qualcosa da temere per tutta la vita, temere di ammalarvi in quanto non conoscevate la capacità del corpo umano di vivere in perfetta salute, e che siete praticamente stati destinati a pensare subito a qualche strategia palliativa per migliorare un po' la salute se dovreste ammalarvi, e mai a sradicare il problema alla radice. Quindi quello che ho detto era: perfetta salute è un miraggio, ammalarmi è normale e probabile, passo tutta la mia vita temendo di ammalarmi, passo tutta la mia vita a non conoscere neanche che esiste la capacità del mio corpo di stare in perfetta salute, sono proiettato sempre a scegliere qualche strategia palliativa per migliorare un po', e sono, diciamo, programmato a non sradicare mai il problema alla radice. Questo per me si chiama scacco matto dell'umanità. Sì. Ed è quello che stiamo vedendo. Sì. Cioè, il risultato di questo è sotto gli occhi di tutti adesso. Avete mai notato un mondo in più? Avete mai notato un mondo intorno a voi che è stato creato anche per facilitarvi a vivere da malati? Ovvero, la sedia che mi aiuta a alzarmi perché io a 60 anni non mi posso più alzare, ok? Il busto che mi tiene su, no? Perché io a una certa età non mi posso tenere su. La macchina che mi aiuta di qua. Adesso c'è una sedia, non so se voi l'avete visto, c'è una sedia che telecomandato, che gira tutta a casa, e quando ho bisogno di alzarmi io spingo e mi alza praticamente così, no? Quindi io seduto in questa sedia con il telecomando non mi devo neanche muovere, se ho la casa abbastanza grande per farlo passare, io vado dappertutto seduta e quando voglio alzarmi non mi devo alzare io, la sedia mi alza, ok? Ma se voi guardate la televisione, ci sono mille di queste situazioni, guardate la televisione guardando a non soltanto integratori medicinali, siete malati, ma anche tutto un mondo di supporto, visto che siete ammalati, anzi, visto che sei ammalata, sei stressata, c'è il massaggio antistress, vado da fisioterapista perché ho il
vada dall'ortopedico, ci sono anche altri motivi per cui possiamo aver bisogno dopo un infortunio così, però io sto parlando di persone che vivono male, noi che viviamo male, l'essere umano che vive male, e poi però trova intorno a sé tutto un mondo che è lì pronto per facilitare l'essere umano che vive male. Sì. Ok? Un mondo anche che vuole veramente azzerare le capacità del cervello, nel senso che leggevo che ci sono dei sistemi, tu non so, dici, non mi ricordo come si chiama, ma non so, Cesira, fammi il caffè, e il sistema ti accende la macchinetta del caffè, sì, ti spegne le luci, ti tira giù le tapparelle. Cioè, mi sembra veramente un modo per... viene proposto come soluzione anche per le persone anziane, eccetera, ma voglio dire, se tu utilizzi un sistema del genere, quei tre neuroni che hai si spengono. Esatto. Sai che faccio comunque analisi del rischio anche dei campi elettromagnetici. A me viene strano che certi miei colleghi molto giovani comunque vanno pazzi per questo tipo di tecnologia, fanno il mio lavoro, quindi non è che non sanno cosa implica certe cose, avere tutto digitale, antenne e quant'altro, ma sottovalutano la cosa, quindi tutti con l'auricolare Bluetooth 10 ore nell'orecchio, anziché quella con il filo, che comunque è un ripetitore vicino al cervello, e sono gente del mestiere, però vanno matti appunto per questa cosa qua, perché per loro è una facilitazione, non hai il filo di mezzo. Ti puoi alzare senza... Ok, ma... oltre a una facilitazione, un volersi omologare a dei nuovi modelli fighi. Tutte e due, sì, insieme. La società. Insieme. Però sottovalutando una volta, cioè, è questo che mi fa specie, perché sei a conoscenza del rischio, ma lo sottovaluti al contempo, non so spiegarlo. Non capisco perché. Perché stiamo parlando dell'uomo che non ha nessun... e gli interessa nella perfetta salute e né nella sua salute, e se dovesse succedere qualcosa prendo qualche pillola, cioè c'è, io ho appena detto, avete mai notato che intorno a voi c'è stato creato un mondo per facilitarvi a vivere da malato? Quello che voi non state seguendo è le tapparelle elettrico, tutto elettrico, il mio cervello è bombardato, ok, se mi arriva qualcosa qualcuno lo metterà a posto. Allora tu dici, sì, i miei colleghi sono del mestiere, io ho visto dei medici in televisione, molto, non posso dire chi, ma molto persone molto famose, no, ma diciamo al capo di tutto, che dovrebbero essere sani perché sono del mestiere, e sono persone, cioè sani, gonfi, cioè certe volte però non mi stupisce il fatto che, pur sapendo, adesso vediamo l'esempio che dice Marta, no? Pur sapendo e conoscendo i rischi di questo sistema, lo adottano lo stesso. Non mi stupisce perché dico, io stessa, pur avendo saputo determinate cose che tu, Evelyn, ci hai detto, come dire, se scegli A, fai un certo tipo di vita, ti elevi, evolvi, eccetera, se scegli B, rimani un po' nella tua cacca, pur sapendolo e pur sapendo come fare, ho scelto B invece che A in tante situazioni, quindi non, cioè, la cosa non mi stupisce. Ma stiamo qua a parlare di, cioè, 2020, Covid, pandemia mondiale, io non so voi, ma io vedo la gente per strada con la maschera qui e la sigaretta in bocca qui, ok? Le avete visti, no? Che camminano con la sigaretta, cioè voi fumatori sarete i primi, se qualcuno vi è venuto addosso, i primi a avere delle problematiche, purtroppo, no? Quindi anche lì, su ogni cartone delle sigarette ci sono le avvertenze. Per quale motivo, se è scritto lì in grande il fumo uccide, per quale motivo la gente lo guarda, tira fuori la sigaretta e continua a fumare? Cioè, le evidenze sono di fronte a voi in ogni modo. Iniziate a guardare, perché noi dobbiamo veramente portare l'attenzione dal Covid forte all'uomo debole, e perché? È il fatto che l'uomo ha un corpo che, se è facilitato, debilita, è fatto per questo, debilita, uccide, attacca qualsiasi virus che entra nel suo corpo, se è di base sano.
ma non sano tipo ce la fai a camminare. Io sto parlando di sano, che sano per me è perfetta salute, non è niente di meno, perché se viviamo in questa società, come dice Marta, i miei colleghi vanno matti perché vogliono di più, il più nuovo, più figo, voglio di più, vuoi di più della perfetta salute, e chi ha bisogno della perfetta salute, no? Cioè, quindi, se viviamo che vogliamo di più, per me, quel di più perfetta salute non voglio niente di meno, voglio il 100%, tutto ciò che il mio corpo riesce a fare, per proteggermi, per farmi vivere in serenità, per farmi morire sana. Io ho intenzione di morire sana. Senza di che cosa morirò? Di vecchiaia. Non è un azzardo, un indovino, è una certezza. Io morirò, per quale motivo? Perché ci sto programmando ogni giorno a vivere in perfetta salute, e il mio corpo, io so quello che può fare il mio corpo, e quindi io morirò sana. E se non c'è qualche incidente, io morirò sana. Io non penso di morire di patologia. Quando voi ascoltate la televisione adesso, dobbiamo tutelare questi soggetti a rischio di 60 anni, eccomi qua, che hanno no, patologia. No, qua non c'è niente, funziona tutto perfetto. Quella lista dei parametri che tu dici non ce l'hanno, io ce l'ho, ok? Ce l'ho. Vado a donare sangue, tutto perfetto. Mi dicono sempre, incredibile, tu hai tutto perfetto. Perché c'è un piano qua, c'è un piano, non è che io sto di fumo e mangio e non faccio attività fisica, oppure mi arrabbio dalla mattina alla sera e poi mi sono sorpresa se non ho i parametri giusti. No, sto vivendo per vivere in perfetta salute, oggi, domani e fino alla fine. Questo voi dovete vedere intorno a voi, ogni volta che voi guardate a quello che stia succedendo, dov'è la vera causa? La vera causa è che la perfetta salute, il concetto, non è mai stato conosciuto, introdotto, e soprattutto è un mondo blindato dove il concetto della perfetta salute per mille motivi non entra. E i tuoi colleghi, se tu dici, colleghi, facciamo perfetta salute, no, io voglio il Bluetooth, voglio le tapparelle, io non posso rinunciare a fumare, ce l'ho la borsa piena di questo, quando mi sto male io prendo questo. E passa. Cosa succede nel mondo se l'uomo non sa cosa significano le parole perfetta salute? Cosa succede nel mondo se l'uomo non tratta il suo corpo con riguardo e lo scambia per una specie di discarica, esattamente nello stesso modo in cui tratta il suo pianeta? Cosa succede se l'uomo non sa che ogni prodotto che assume ha un effetto sul corpo umano e sull'ottimale funzionamento del proprio sistema immunitario? Cosa succede se l'essere umano è stato indotto a credere che è sano, invece è ben lontano dall'esserlo veramente? Cosa succede se arriva una minaccia alla salute già cagionevole dell'essere umano che non può essere contenuta dalla medicina? Cosa succede se l'uomo non vuole svegliarsi e capire come potrebbe e come avrebbe dovuto vivere dal principio? Succede 2020.